Buongiorno a tutti. Quello che si usa dire e normalmente si pensa riguardo alle note e che purtroppo abbastanza spesso viene insegnato e trasmesso è che le note sono sette. E questo non è vero. Le note non sono sette. Sette sono i nomi che sono stati dati alle note. Le note sono state estrapolate da un canto dedicato a San Giovanni. Questo canto recitava Ut quent laxis, ut è poi stato trasformato in do, re sonare fibris, re, mira gestorum, Famuli tuorum, fa, solve polluti, labi reatum, sante Jones. La sa è stata poi trasformata in si, esattamente come lut in do. E da qui do, re, mi, fa, sol, la, si. Nella scala cosiddetta temperata, che è di uso in Occidente e in svariate parti del mondo. Non sto a specificare cosa significa scala temperata, né la storia che l'ha portata ad essere così e le scelte di conseguenza, perché non è lo scopo di questo video. Lo scopo è chiarire che le note non sono sette. Sette sono i nomi che hanno, ma immaginate un palazzo in cui a un piano abitano sette individui, sette persone, che sono Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Al piano successivo ci sono altre sette persone che si chiamano nello stesso modo, ma non sono gli stessi individui. Al piano successivo di nuovo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e poi di nuovo così come nei piani sotto. Queste sette persone hanno gli stessi nomi, ma non sono gli stessi individui. Ai piani sotto è la stessa cosa. E poi quello sotto ancora. Sentite le stesse note? Non sono le stesse note, così come quelli che abitano nei diversi piani non sono le stesse persone. Immaginate che nel mondo ci siano tante persone, tanti individui che si chiamano come voi, ma questo non significa che sono voi, hanno solamente il vostro nome, ma hanno un altro temperamento, un altro timbro di voce, altri pensieri, altre emozioni, altri sentimenti, altri scopi. Eppure hanno lo stesso nome che avete voi. Esattamente la stessa cosa succede alle note. Questo Do è uguale a questo? O a questo? O a questo? O a quest'altro ancora? Sono tutti do diversi, che portano semplicemente lo stesso nome. Un'altra cosa che non è esatta, anzi è fondamentalmente sbagliata, è dire che la scala musicale è composta da sette note, da sette suoni, perché in realtà è composta da 12, perché 12 sono i semitoni, quindi le note, che compongono la scala musicale. Do diesis sol re bemolle, re diesis sol mi bemolle, mi fa diesis sol sol bemolle, sol la bemolle o sol diesis, la diesis sol si bemolle, si. Poi si ricomincia con
con un'altra ottava, un altro piano fatto da altri 12 semitoni. Ma ogni piano contiene sette persone che si chiamano così, che in realtà si trasformano in 12 con i tasti neri del pianoforte e i semitoni che ci sono tra una nota e l'altra. Allora invito tutti gli insegnanti a essere più precisi quando trasmettono queste cose, perché possono creare confusione e anche molta limitazione. Questo pianoforte digitale ha 88 tasti ed è in grado di produrre 88 note che ripetono il do, re, mi, fa, sol, la, si in modi completamente diversi. Avete sentito una sola nota ripetuta? No, perché ognuna di queste note è diversa dalle altre. E questo credo sia qualcosa che è importante trasmettere e permettere a chi ascolta questa trasmissione, questo insegnamento, di poter comprendere, per poter anche essere cosciente della vastità delle possibilità musicali, che intersecando queste note con il ritmo e l'espressione, l'armonizzazione insieme alla melodia, offre possibilità sconfinate, quindi infinite. Buona musica a tutti, viva la musica sempre e avanti tutta.